ringrazio molto. Ho pensato, da quando sono stato invitato a partecipare a questa biennale, con molta preoccupazione al poco che io potevo portare con me, ma questa introduzione mi ha ulteriormente commosso. E pensavo che l'addio alla patria sì bella e perduta è particolarmente straziante e commovente, non solo perché fa pensare a quando il nostro paese ha preso forma a partire da questa città e a partire da quella musica, musica che ne ha subito cantato il rischio, il pericolo di perdita, e però rifacendoci a quel momento iniziale della nostra vita nazionale, il momento oltre il quale l'Italia non c'era e dopo il quale l'Italia c'è stata, un altro pensiero mi è venuto in mente ed è quello che oggi, se noi piangiamo, ci preoccupiamo per una patria che sentiamo di rischiare di perdere, il nostro pensiero va in due direzioni. Va da un lato alla terra intera che grazie alla navigazione interstellare ci è apparsa come una realtà unica, con un colore bellissimo, con questo azzurro dell'atmosfera che la circonda e che nello stesso tempo oggi temiamo di avere ferito o di continuare a ferire in maniera irreparabile, oppure di porre a rischio di una gara di potenza e di dominio sul mondo che ne minaccia la sopravvivenza. E l'altra patria a cui ho pensato è stata l'Europa, il paese al quale già nella fase iniziale della storia nazionale italiana menti generose come quella di Giuseppe Mazzini hanno pensato come il naturale prolungamento della nostra realtà nazionale. Si può dire che l'Italia è nata con il desiderio dell'Europa e la lunga parentesi dei conflitti del nazionalismo che hanno devastato e distrutto il nostro continente, questa lunga parentesi poi ci ha fatto di nuovo rivedere le stelle, la possibilità di vedere di nuovo le stelle quando si è parlato dell'unità d'Europa. Europa che oggi suscita tempeste di opinioni, di sentimenti e che nello stesso tempo è caratterizzata da una specie di desiderio di divisione piuttosto che di unione. Viviamo un momento in cui non si è spinti ad aderire a qualcosa, ma i nostri comportamenti collettivi tendono piuttosto alla divisione, al conflitto, conflitto intranazionale, conflitto tra nazioni, conflitto tra popoli che vengono avvertiti come minacciosi e non più come fraterni. E allora, sulla base di questi pensieri, che credo ci appartengano, non ho trovato di meglio da proporvi che un tentativo di dare uno sguardo al passato che abbiamo alle spalle, partendo da un'idea della storia che assomigli un po' a quella che nelle sue tesi sulla filosofia della storia Walter Benjamin ha prospettato come il lampo che improvvisamente illumina una situazione di pericolo. Balzare nel passato come un balzo di tigre per cogliere quel passato e percepirlo come qualcosa che è in pericolo. Da dove si può partire allora per questo? Il tema di questa biennale è naturalmente la democrazia e su questo io non mi azzarderò a formulare opinioni, se non a riflettere un attimo su quello che è il concetto di democrazia che circola, che è sempre accompagnato in genere da una citazione di Sir Winston Churchill quando ha parlato appunto della democrazia come
un pessimo sistema, a prescindere dal fatto che tutti gli altri sono peggiori, quindi c'è un pessimismo che riguarda la democrazia, ma in realtà noi sappiamo che la lunga vita della democrazia è come quella di tutte le grandi creazioni della cultura umana, una vita attraversata continuamente dal pericolo che circonda le cose ottime, il pericolo della corruzione, la corruptio optimi pessima, dicevano i latini. Pessima la corruzione della democrazia nel momento in cui quel sistema che è stato concepito per permettere all'opinione di ciascuno, alla convinzione maturata nella mente di ogni persona sulla base delle sue esperienze, della sua vita, dei suoi bisogni, si sostituisce un'opinione, diciamo, che poi quella persona porterà, tradurrà in un voto che sarà come l'obolo della vedova evangelica, vero? Avrà valore agli occhi del Dio che protegge la democrazia, maggiore ancora di quello del potente ricco, vero, che può versare molto di più. Però c'è questo pericolo che l'obolo che ciascuno porta non sia più il prodotto della sua cultura, della sua preparazione, delle convinzioni maturate sulla base dei suoi bisogni e delle sue esigenze dal corpo sociale, ma venga invece falsificato e sostituito da un'operazione che convince quel titolare del suo diritto di voto a seguire emozioni e desideri e progetti che appartengono ad altri. Questo è il problema della democrazia. E per questo ho inteso appunto parlare anche della questione della visibilità, di ciò che è visibile e di ciò che è invisibile, perché il nostro tempo ha subito una grande trasformazione. Io parlo con l'esperienza di un'età molto lunga, parlo davanti a un pubblico di giovani e devo dire loro appunto che ricordavo, pensando alla visibilità, alla prima volta che io ho incontrato la parola video. La parola video l'ho incontrata quando, ai miei tempi, all'inizio della seconda classe delle scuole medie, si cominciava a studiare il latino e video era per l'appunto la prima persona del presente indicativo del verbo videre. Nessuno allora poteva immaginare che questa parola, estrapolata completamente dalla sua radice latina, sarebbe diventata una parola d'uso comune, continuo, quotidiano, imponente. C'è il video piccolo del computer, c'è il video grande del cinema, c'è il video più inquietante di tutti e più di tutti pervasivo della televisione. Non per niente un memorialista inglese degli anni 50 scrisse nel suo diario: ho visto la prima trasmissione di questa strana macchina, una trasmissione che partiva dalla periferia di Londra e che lui vide da Londra appena al finire della guerra. Erano immagini che si muovevano come un lenzuolo scosso dal vento, pallide, non si capiva bene cosa fossero, ma ho avuto l'impressione che fosse nato un grande pericolo per la democrazia. E questo è un pensiero degno di attenzione. Il video, ciò che è visibile, ciò che è visibile, ciò che ci viene fatto vedere e ciò che non vediamo. Quindi il problema è da quando noi vediamo immagini e che effetto hanno avuto su di noi e che cosa è che non abbiamo visto. E così ho pensato di proporvi una immagine iniziale che forse adesso verrà proiettata e sulla quale svolgerò alcune considerazioni, premettendo tuttavia, ecco adesso la vedete, premettendo tuttavia che la questione che oggi mi suggerisce questo senso di allarme e di preoccupazione per la falsificazione che può avvenire nelle coscienze di coloro che debbono governare la democrazia, debbono sostenerla col loro voto, ecco, la preoccupazione è che questo nasca, diciamo, da una fase in cui le cose si imparano tutte dal video. Non c'è nessun rimpianto, vi prego di credere, per l'epoca in cui si imparava soltanto dalla lettura,
o dall'ascolto orale di qualche insegnante o di qualche anziano. Non c'è nessun rimpianto, tutt'altro. E tuttavia il dominio di ciò che si vede si è trasformato anche in una informazione che ha perduto l'aspetto della durata. Si impara qualcosa istantaneamente, non si sa come la si è conosciuta, questa cosa che si impara, chi l'ha scoperta, e soprattutto non la si può inserire in un percorso progressivo in cui si viene da un passato e si va verso un futuro. C'è un elemento di istantaneità nell'apprendimento visuale, che è immediatamente anche persuasivo e immediatamente emotivo. Ebbene, questo è bene, credo, ricordarlo come questione, diciamo, che ci impone di riflettere su alcune parole che, rimbalzando dal video, hanno riempito le menti e hanno spinto persone lontanissime fra di loro, come può essere un neozelandese, vero? O come può essere un tranquillo geometra della provincia italiana, hanno spinto queste persone a compiere dei delitti, a uscire sulla strada armati e a uccidere delle persone che erano per loro il simbolo del pericolo. E mi ha colpito il fatto che mentre accadeva l'ultimo episodio sanguinoso di questa serie, che si spera non continui ma che si rischia di veder continuare, ho letto un libro di un saggista inglese, che Douglas Murray, che ha scritto un pamphlet intitolato La strana morte dell'Europa. Strana morte dell'Europa. Perché strana morte dell'Europa? Mi ha fatto pensare che attraverso questo libro si ripresentasse a noi qualcosa che abbiamo sentito una volta leggendo il manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels, che cominciava con una frase un tempo celebre: uno spettro si aggira per l'Europa. Bene, questa volta lo spettro che si aggira per l'Europa mi è apparso essere l'Europa stessa. Ebbene, la diagnosi di Douglas Murray in questo libro, che è stato immediatamente tradotto in italiano, quell'annuncio di questa strana morte dell'Europa, si articola attraverso tre parole sulle quali si sofferma la sua analisi. Sono tre parole che cominciano tutte per I: immigration, identity, Islam. Immigrazione, identità, Islam. Una immigrazione, intanto, che è il pericolo principale, un'immigrazione di tale portata da condurre in breve ad una sostituzione integrale di un popolo invasore al popolo invaso. Quello che l'assassino seriale neozelandese, che aveva pensato questi stessi pensieri, ha chiamato The Great Replacement, prendendo il termine dall'ideologo francese Renaud Camus, Le Grand Remplacement, cioè la sostituzione integrale di coloro che arrivano rispetto a noi che siamo qui. La seconda parola, identità, identity, è quella che però mi sembra sempre la più preoccupante. Che cosa sia l'identità? È una cosa che viene evocata di continuo, ha invaso completamente lo stesso vocabolario degli studiosi di scienze sociali. Se ne parla come di una realtà ben definita, come una specie di oggetto dalle superfici sfavillanti, sempre identico, una specie di diamante di cui ciascuno di noi sarebbe proprietario. Io ho la mia identità, l'identità che mi hanno trasmesso di generazione in generazione coloro che sono vissuti come me in questo mondo e che mi hanno trasmesso attraverso il sangue la loro identità, qualcosa quindi di perenne, di indeformabile, qualcosa di prezioso che comprende tutto ciò che io amo, il luogo dove vivo, le cose che mi piacciono, i giochi che faccio, le tradizioni, i pensieri. Ecco, e questa identità è un bene da proteggere contro le altre identità che si avanzano e cercano di sostituirla, come appunto una pietra sostituisce un'altra pietra, come un oggetto fisico che occupa uno spazio che non può essere modificato
non può stare nello stesso spazio occupato da un oggetto a lui precedente. Ebbene, identità. Che cosa sia l'identità, però? Nessuno riesce a spiegarlo, se non partendo da questa concezione assurda di qualcosa che nessuno di noi ha mai percepito, perché l'identità semplicemente non esiste. Esiste la cultura, esiste la memoria, esistono i sensi di appartenenza che via via nella nostra vita ci fanno entrare in un contesto che non prevedevamo. In realtà noi viviamo in un mondo in perenne evoluzione in cui ci accompagna qualcosa che certamente ci sta nel cuore e a cui teniamo, qualcosa che è anche la memoria del passato, ma nello stesso tempo il vento della storia ci trascina, così come Walter Benjamin lo descriveva attraverso il disegno di Paul Klee, l'Angelus Novus, l'angelo spinto da un vento a cui non può resistere, che gonfia le sue ali e lo spinge verso il futuro, ma che tiene la testa piegata verso il passato. Quello era ciò che Walter Benjamin pensava che fosse il senso della storia, ed è un'immagine persuasiva, perché siamo tutti spinti verso il futuro, siamo sulla cresta di un'onda che è il presente, che cambia di continuo. Ci guardiamo alle spalle per sapere da dove veniamo, ma intanto andiamo verso qualcosa che sarà diverso da ciò che è. E qui basta la saggezza di un grande storico, il più grande storico del secolo che abbiamo alle spalle, che ha scritto, Mark Bloch, che ha scritto una frase, secondo me, memorabile. Cioè ha detto, gli uomini, lo intendeva con questo termine, in un'epoca in cui il termine comprendeva tutta l'umanità, naturalmente, gli uomini assomigliano di più ai loro tempi che ai loro padri. E quando i giovani che sono qui presenti avranno consumato ancora un po' di tempo della loro vita, si renderanno conto di quanta verità ci sia in questo. Io posso garantirvi che i miei padri non avevano immaginato niente di questo presente, né di che cosa sarei diventato io, e sono, come dire, diversissimi da quello che io sono. Non so dire se peggio o meglio, ma certamente è un dato storico constatabile che il tempo cambia, tutto cambia, il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere, i nostri consumi, quindi noi assomigliamo di più ai nostri tempi che ai nostri padri. E i nostri tempi sono appunto quelli che venivano in mente a me sentendo questo grido, diciamo, di rimpianto per questa patria sì bella che stiamo temendo di perdere. Comunque, io volevo richiamare, naturalmente non mi soffermerò sulla terza parola, Islam, perché è evidente per tutti che cosa significa. Sostituzione di abitanti, una sostituzione immaginaria che non ha nessuna rispondenza nei dati reali delle migrazioni. Ormai abbiamo molte, diciamo, analisi di centri di studi sociologici e statistici che ci dicono che tra la nostra percezione delle presenze aliene, delle presenze di stranieri, di migranti, e la realtà ci corre moltissimo. Noi abbiamo spesso l'impressione di un troppo pieno rispetto a una realtà che è infinitamente piccola. E questo è anche un elemento che nella mente dello storico sveglia un senso di pericolo, perché una esperienza simile l'Europa l'ha già passata. L'ha passata negli anni fra il 33 e il 38 in Germania, quando un battage intenso sopra l'idea dell'eccesso di presenza ebraica nella vita tedesca convinse i tedeschi che gli ebrei erano troppo numerosi. E questo senso del troppo pieno convinse le autorità francesi a respingere indietro i migranti ebrei che chiedevano ospitalità. Troppo pieno, troppo pieno. Era una sensazione drogata, costruita con un battage pubblicitario che ancora non si poteva servire della televisione, ma che ebbe però una straordinaria efficacia. Ecco, ora
Io non voglio naturalmente fermarmi su queste premesse generali, vorrei, come dire, spezzare, come si diceva una volta, una lancia a favore del sapere storico, perché sono convinto che la funzione della curiosità storica, della curiosità per ciò che è accaduto, per ciò che è stato il mondo prima della nostra apparizione su di esso, sia parte necessaria della formazione di una personalità autonoma e sia anche l'unica maniera per prepararsi al presente, agli impegni del presente, a prevedere il futuro, e che avere tagliato il nesso tra passato e futuro, lasciandoci davanti a un presente immobile, drammaticamente immobile, senza uscite, sia una delle colpe di una svolta culturale che è avvenuta, non in maniera ingenua, ma in maniera deliberata e costruita, che ha fatto sì che nel nostro paese la storia venga, diciamo, emarginata, e si è addirittura deciso che nemmeno nell'esame di maturità, la prova di per sé della maturità di una persona, non la prova dell'apprendimento di nozioni, ma della maturità, lo scritto di storia è stato quasi silenziosamente soppresso, il segno di un orientamento che è preoccupante. Ebbene, poiché il vizio degli storici comunque è di proiettare sempre all'indietro la ricerca, Pierre Bourdieu, questo grande studioso francese, ha detto che gli storici tendono a risalire sempre indietro, fanno al contrario di coloro che, della cultura dell'avanguardia, vero? L'avanguardia è tale perché si proietta sempre più avanti, sempre più lontano davanti a noi, gli storici invece tendono a risalire indietro, si sentono più sicuri così. Ebbene, io cercherò di fissare la vostra attenzione sul momento storico in cui gli europei hanno incontrato gli altri, hanno conosciuto l'alterità. Nella serie di ciò che ha goduto per secoli di piena visibilità c'è questa immagine che si è ripresentata più volte davanti a noi nei 5 secoli che hanno preceduto il nostro 2° millennio. È l'immagine di un fatto che è come il rovescio, almeno così mi è apparso rivedendola, che è come il rovescio dei natanti carichi di esseri umani, i migranti, che si avvicinano alle nostre coste. È l'immagine incisa su di un'opuscola stampa che conobbe alla fine del 400 numerose edizioni e che circolò da allora in poi, suscitando la grande curiosità degli europei. È la lettera di Cristoforo Colombo che annunciava la scoperta di quelle che allora erano ancora considerate delle isole nuovamente ritrovate. Si tratta di un testo e prima ancora di un'immagine che hanno fissato in modo irreversibile l'attimo della nascita del mondo moderno, dell'età moderna. Come ha scritto Svetan Todorov, noi siamo tutti discendenti diretti di Colombo, con lui ha inizio la nostra genealogia. Si tratta di un testo che ha fissato l'attimo in cui avviene per la nostra cultura l'incontro con l'altro, col diverso da sé. Nell'immagine, che fu forse incisa per lo stampatore basilese da Albrecht Dürer, vediamo un incontro fra due gruppi umani che si guardano, gli uni dal ponte di una caravella, gli altri dal limite estremo di una terra verdeggiante. Sono sguardi incrociati, svelano a ciascuno dei due gruppi una specie umana totalmente sconosciuta a ciascuno dei due gruppi. Un'immagine sconosciuta eppure indiscutibilmente umana. I naviganti sono vestiti e armati, chi li guarda dalla sponda sono esseri nudi e disarmati e visibilmente impauriti. Quello fu il primo atto di una lunga storia, quella del confronto fra noi e gli altri. Per la prima volta, dopo le fantasie e i miti delle culture dei secoli precedenti, uomini europei si trovarono di fronte a un'umanità sconosciuta, sulla quale e per la quale non esistevano punti di riferimento precedenti. Ci si dovette richiamare all'antico mito pagano dell'età dell'oro, al racconto biblico del paradiso terrestre. Scusate, l'unico luogo, secondo la tradizione giudaico-cristiana, dove uomo e donna camminassero nudi sulla terra. Nella nudità si rivelava l'alterità radicale di quei nuovi esseri, ma che fossero davvero umani, Colombo e i suoi lettori non ebbero alcun dubbio.
I popoli che furono allora chiamati barbari e selvaggi erano indiscutibilmente esseri umani, e anche i teologi cattolici di lì a poco lo dovettero sancire, dopo pochi contrasti, almeno sul piano dottrinale, col tentativo di definirli sottouomini, homunculi, come aveva scritto un filosofo spagnolo, Sepulveda. Comincia da qui il regalo fatto dall'Europa al mondo intero, la presa di coscienza dell'alterità umana e il momento anche in cui si scopre qualcosa di più che sarà determinante per la storia successiva. Si scopre l'unità del mondo. Per la prima volta si ha davanti il mondo intero, quando fu chiaro che quello era un mondo nuovo, il globo si richiuse perfettamente e apparve, come disse Colombo, piccolo. C'è una frase di Colombo degna di essere meditata, che dice appunto: «El mundo es poco», il mondo è piccolo. Su questo tema, diciamo, che conosciuto il mondo diventa più piccolo, alcuni intellettuali completamente diversi fra di loro, quanto potevano essere diversi il cardinale Federico Borromeo, personaggio dei Promessi Sposi, e Giacomo Leopardi, la pensarono allo stesso modo, che conosciuto il mondo non cresce, anzi si scema, e assai più vasto l'etra sonante il mare al fanciullin che all'uomo saggio appare, scrisse Leopardi. Una grande verità. Mondo piccolo, mondo anche conquistabile. Conquistabile perché si ha di fronte una popolazione totalmente diversa da noi, per la quale non c'è valore nell'oro, per la quale non c'è senso di proprietà, che è accogliente, generosa e nuda, un elemento non secondario nell'ansia di possesso che prese allora i conquistatori, i conquistadores, e che determinò la sorte disgraziata di quel mondo appena scoperto e già subito devastato. Ebbene, la scoperta dunque è la conquista. Lo spazio e il tempo si restringono, non è solo lo spazio che si restringe, ma è anche il tempo, perché per un curioso effetto scoprire queste specie umane fino ad allora rimaste sconosciute fece riflettere sul fatto che si era atteso invano nella cultura cristiana il ritorno di Cristo sulla terra come giudice che le prime generazioni cristiane avevano atteso di lì a poco. Si sapeva che il Vangelo doveva essere annunciato in tutto il mondo e che poi sarebbe tornato Cristo a giudicare. Ebbene, perché Cristo non era tornato? Ed ecco la spiegazione. Non è stato ancora spiegato il Vangelo a questi popoli. Perché? Perché non è stato spiegato? Perché? Su questo perché, su questa domanda dovevano intessersi molti pensieri, ma intanto c'era un dato di fatto. Finalmente tutta l'umanità era stata conosciuta, si poteva cominciare finalmente a evangelizzare, a battezzare, a far rendere cristiani questi popoli scoperti, e da quel momento in poi sarebbe scattata la conta alla rovescia per la fine del mondo. Colombo fu tra i primi a fare il conto degli anni che ancora bastava, che ancora si dovevano vivere per arrivare alla fine del mondo, e questa fantasia apocalittica dominò le menti a lungo, finché qualcuno disse: ma forse restano ancora terre da scoprire, e poi Dio è imprevedibile, perché dobbiamo contare i suoi anni, operiamo come se il mondo non dovesse finire. Ma questo accade soltanto intorno al 600. Fino ad allora l'ansia della conquista si unisce a questa attesa del compimento dei tempi. Quindi da un lato questa prospettiva di conquista e dall'altro, per quanto riguarda il passato, si apre una fase intensa di scoperte e di pensieri che allungano la storia del mondo fino a renderla non più quella contabilizzata dai 4.000 anni contati sulla base della Bibbia, ma da renderla quella tale capace di raggiungere magari le specie preadamitiche. Forse prima di Adamo c'erano state altre specie. La tesi dei preadamiti viaggia nella cultura del 600, e così di altre specie umane. Insomma, il passato si allunga all'infinito, si scoprono i movimenti che hanno portato le conchiglie in cima alle Alpi, i lunghi movimenti della Terra, e dall'altro però l'avvenire diventa misurabile, contabile.
è misurato e conquistato, e comincia quella conquista che fece celebrare la scoperta dell'America, non solo in tutta la retorica storica che abbiamo alle spalle, una retorica che adesso è soggetta ad una vigorosa rilettura, a un aggiustamento profondo, ma fece esaltare soprattutto i celebratori della libertà, libertà, badate bene, dei commerci. Fu Adam Smith nella Ricchezza delle Nazioni, siamo al 1776, guardate che siamo negli anni, diciamo, che aprono una fase decisamente rivoluzionaria nel mondo di culture europee. 1776 scrisse che dalla scoperta dell'America aveva avuto inizio una nuova epoca nella storia dell'umanità, quella della libertà dei commerci, un'idea della libertà e della libertà economica e della libertà dei commerci, che, se riflettete, è quella che ancora ci avvolge, è quella su cui ancora si discute. Si parla del liberismo, si parla del problema della libertà dei commerci, si firmano continuamente documenti solenni, insomma il problema è ancora davanti a noi. Ma c'è qualcosa di più da aggiungere, cioè quando Adam Smith scrisse queste parole, la celebrazione della libertà dei commerci implicava anche la libertà di quel commercio che stava distruggendo letteralmente la popolazione umana di un intero continente, stava distruggendo l'Africa, la ricacciava indietro, ne spopolava i membri che vi vivevano, azzerava i regni, le forme statali preesistenti che erano state scoperte nel 400 dai portoghesi, che avevano addirittura pensato ad un gemellaggio col re del Congo, che veniva chiamato cugino dal sovrano del Portogallo. Di lì a poco non ci furono più cugini, ci fu soltanto il commercio di quelli che si chiamarono i pezzi da India. Il pezzo da India, l'unità di misura, la moneta base, vero, del traffico schiavistico, era, diciamo, il nero trentenne in perfette condizioni di salute. Per comporre un pezzo da India ci volevano diversi pezzetti fatti di bambini, fatti di donne, e così si caricavano le navi con disegni che non sono entrati in circolazione nella cultura europea. Non abbiamo immagini di quelle navi che allora trasportavano gli schiavi. Abbiamo però dei disegni dei costruttori di questi navi che ci mostrano come venissero stivati gli schiavi presi in Africa e portati a lavorare nelle tenute dell'aristocrazia inglese. E l'idea di libertà allora conosceva anche quella esaltazione di un testo altissimo, ovvero il preambolo della Costituzione americana, la Dichiarazione di Indipendenza, questa idea, vero, della nascita di ogni essere umano come dotato di certi diritti inalienabili. Chi scrisse queste parole nobilissime, che ancora ci fanno sentire orgogliosi di essere appartenuti alla cultura europea, era però qualcuno che si, diciamo, permetteva di alimentare il commercio degli schiavi, si serviva di schiavi e faceva parte di immigrati che stavano intanto eliminando sistematicamente i popoli nativi, i peli rossi. Un lungo aspetto della storia di ciò che la libertà degli europei ha nascosto e di cui invano cercheremo delle immagini. Ma devo anche aggiungere naturalmente che dovete tenere conto che questa nascita dell'Europa è anche un momento altamente creativo per quanto riguarda non solo la possibilità di appropriarsi, sfruttare, vero, arricchirsi, conoscere le specie vegetali o animali che fino ad allora non si conoscevano. Nascono i giardini botanici, gli orti botanici, vero? Ma è anche il momento in cui nasce l'idea che il mondo può cambiare e quindi si può studiare il modo di cambiarlo. Nasce l'utopia. L'utopia di Tommaso Moro, vero, è a pochissima distanza dalla scoperta dell'America, e da questo momento in poi l'utopia è un genere letterario
che implica da un lato l'immaginazione di mondi che non esistono, utopos, nessun luogo, ma di mondi che diventano utopici, desiderati, cioè un mondo di utopia è un mondo desiderabile, migliore del presente. Comincia un'ingegneria mentale intorno alla forma politica della convivenza umana, che in genere si accompagna anche a tentativi di cambiare l'assetto reale esistente. Penso per esempio al caso di Thomas Münzer, il seguace della riforma in Germania, che fu il primo a pensare di trasformare l'assetto della convivenza umana sulla base dei principi evangelici, creare il regno di Dio in terra. E questa idea di realizzare in terra il regno perfetto, il regno di Dio, non morì allora sulla tradizione della letteratura utopica. Noi ci imbattiamo in un personaggio come Tommaso Campanella, che cercò personalmente di creare una rivoluzione contro la presenza dei dominanti spagnoli nell'Italia del Sud, del Mezzogiorno, ma pagò questo con decenni di carcere e scrisse questo bellissimo testo che si intitola La Repubblica del Sole. Ebbene, la sua Città del Sole, scusate, la Città del Sole, dove, e qui prenderò permettete di, con la libertà che mi dà la vostra pazienza, prenderò un filo che parte da questo libro di Tommaso Campanella e che ci porta in un'altra direzione. La direzione cioè di come l'età moderna si distacca da qualcosa che era stato centrale nei secoli del lungo Medioevo cristiano e che si chiamava cristianesimo, si chiamava religione, ma il termine religione nella tradizione medievale significava una cosa specifica, cioè la vita perfetta di religione, cioè l'ordine religioso, la vita dei contemplativi, degli oranti. Invece nel testo di Tommaso Campanella si parla di religione naturale, si immagina un luogo dove ci sono degli abitanti che non sono cristiani ma hanno una religione naturale degna di grandi elogi per la sua altissima moralità. Questa idea di Campanella non era del tutto nuova. Prima di lui era stato Niccolò Machiavelli che per primo introdusse nel vocabolario politico l'idea di religione prescindendo dalla verità della singola religione. La religione è come un ingrediente fondamentale nell'idea di Stato di Machiavelli: dove c'è buona religione c'è buon ordinamento politico. Il modello della Repubblica Romana garantiva a Machiavelli che quella Repubblica era diventata, quella potenza immensa che era diventata, grazie a degli ordini di una religione sana, vitale, mentre la religione sua, la religione dei tempi in cui viveva, a Machiavelli appariva invece il contrario, corrotta e invecchiata. Ebbene, fatto degno di nota, nell'epoca introdotta anche dalla Città del Sole di Tommaso Campanella, si stava svolgendo un esperimento, il secondo punto, la seconda immagine che vorrei presentarvi, che adesso vedrete, un'immagine che non fu molto diffusa, l'ho ricavata da una lunga storia della Compagnia di Gesù in Asia, scritta da un gesuita a metà 600, Daniello Bartoli, un grande scrittore italiano molto amato da Leopardi. Ebbene, questa immagine che figura sul frontespizio di questa molto ricca, molto ampia e abbondante storia della Compagnia di Gesù in Asia, questa immagine vi presenta un incontro fra diversi che non è quello fra nudi e vestiti, non è fra civilizzati e selvaggi, ma è tra persone di diverso abito, di diverso colore, unite, vero, intorno ad una nave che è sbarcata, e che ha permesso l'incontro di questi popoli diversi, affratellati insieme da che cosa? Ma dalla scoperta che era stata fatta dai gesuiti, vero, fino a partire dagli inizi, da Francesco Saverio,
nel suo primo incontro con le culture dell'Oriente, culture scoperte grazie all'apporto dei portoghesi, alle navi commerciali dei portoghesi che si spingevano fino sulle coste del Giappone. Scoperta di Francesco Saverio era che questi popoli avevano un'altissima moralità, concepivano un Dio, concepivano un paradiso, concepivano un inferno, erano cristiani senza saperlo. Secondo Francesco Saverio bastava spiegare loro che erano cristiani senza saperlo e battezzarli, e così si sarebbe, diciamo, operata una conquista religiosa senza bisogno di violenza. Su questa idea nacquero esperimenti straordinari, tra tutti celebre quello di Matteo Ricci, che visse gran parte della sua vita, questo giovanissimo gesuita, vero, che parte per l'Oriente e vive in Cina, riesce a entrare in Cina, riesce a imparare il cinese, scrive dei libri in cinese, traduce opere di matematici occidentali in cinese e porta il mappamondo, vero, l'immagine della Terra, in mezzo a un popolo che non concepiva questa forma della Terra e che si piega sulle conoscenze matematiche e geografiche dei gesuiti, che vivono anche una loro carriera interna all'impero cinese. È una lunga fase durante la quale questa illusione iniziale che ci trovasse di fronte ad una forma di cristianesimo naturale cedette presto il posto alla scoperta di quanto queste culture fossero diverse dalla nostra e di come fosse difficile, per esempio, spiegare loro che Dio è un essere personale che governa i destini di tutti, laddove vi veniva concepito invece come un'entità assente in una vita che si organizzava per conto suo, a prescindere da questo. La discussione sul nome di Dio fu un momento molto importante e soprattutto pensate che si arrivò al punto che questi gesuiti abbandonarono la professione di predicatori del cristianesimo, cessarono di andare in giro umilmente vestiti, pregando e raccogliendo elemosina, si vestirono di panni nobili e studiarono a lungo, per esempio, il rito di come si offre il tè ai visitatori. Il principale responsabile di questa azione scrisse un trattato per istruirli sulle regole delle cerimonie. Bisognava imparare le cerimonie di questi paesi per farsi accogliere, per essere, diciamo, accolti da loro. E questa teoria si chiamò la teoria dell'accomodamento. È una pagina che è rimasta a lungo, come dire, sepolta nella memoria dell'Europa moderna e si è risvegliata, non per caso, a partire dal momento in cui le navi inglesi abbandonarono i porti cinesi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Quei porti che furono aperti dalla flotta inglese per imporre ai cinesi il commercio dell'oppio, per introdurre in Cina l'oppio, una infamia europea che è rimasta, diciamo, straordinariamente assente dalle nostre conoscenze di quello che è avvenuto da parte dell'Europa nel resto del mondo. Ebbene, percorsi come questi che io vi ho cercato di illustrarvi sono parte del nostro passato e ci descrivono un mondo in cui noi abbiamo coltivato per molto tempo l'illusoria superbia di una cultura europea trionfante che pervade di se stessa il mondo intero e che porta dovunque i suoi ideali di libertà. Non è stato così. E adesso si impone, soprattutto a chi fa il mio mestiere, agli storici, di fare finalmente una storia del mondo adeguata al fatto che finalmente questo mondo noi non solo lo conosciamo nella sua integrità, ma lo possiamo attraversare grazie ai mezzi oggi disponibili e naturalmente superando gli ostacoli che da tutte le parti ormai si frappongono ad attraversare le frontiere. E quindi dobbiamo anche nello stesso tempo fare la fatica che i missionari in America fecero fare ai popoli indigeni, imparare la storia all'europea. Si dovette insegnare loro
il senso del passato e lo si insegnò attraverso la storia della creazione del mondo e delle generazioni che hanno vissuto dopo Adamo ed Eva, ma comunque si insegnò loro una storia e dovettero ragionare in questi termini, in termini di passato, di presente e di futuro. Adesso la storia che ci siamo portati dietro, e questo è il messaggio che lancio a chi di me molto più giovane, dovrà davvero impadronirsene, dovrà porsi questo problema. La storia che abbiamo di fronte è una storia del pianeta Terra, una storia cioè in cui dobbiamo trovare posto per tutte quelle storie che non abbiamo mai studiato, che non abbiamo mai conosciuto. Un grande storico di oggi, Sanjay Subramaniam, nato indiano, cresciuto culturalmente negli Stati Uniti, ha lanciato la proposta di una connected history, cioè la storia dell'Europa è la storia di una serie di connessioni che arrivano dall'Oriente, dall'India soprattutto, e di cui noi dobbiamo prendere coscienza. Ma il problema della connected history si pone anche a livello di storia globale. Noi non sappiamo niente della storia raccontata dagli storici indiani, dagli storici cinesi e dagli storici giapponesi. Eppure esiste, e non è possibile, diciamo, rifare oggi il racconto della storia del mondo ancora sub specie di conquista europea, di espansione trionfale della cultura europea nel mondo. C'è un bagno di umiltà che ci aspetta e c'è il problema di riappropriarci, senza lotte tra identità conflittuali, di appropriarci di un patrimonio intero, tenendo conto del fatto che altre culture hanno trovato e scoperto cose e conosciuto aspetti del mondo che noi non conosciamo. E quindi in questo senso, abbandonando ogni presunzione di identità immobile da tutelare contro chi viene, vero? Dovremo farci una identità di cittadini del pianeta Terra. Capisco che questo può sembrare un'utopia, ma non credo che ci siano altre alternative, perché il processo è giunto oggi, dopo 5 secoli abbondanti, quasi 6 secoli ormai, è giunto oggi a un punto di non ritorno, cioè quel mondo che si offrì agli occhi di Colombo e dei suoi successori come un mondo piccolo da conquistare, è stato conquistato tutto, vi sono cresciuti imperi che, diciamo, sono sempre a rischio di scontro. Allora, diciamo, il re di Spagna, quando divenne anche re del Portogallo, pensò per un attimo di fare guerra alla Cina, e poi la sconfitta dell'invincibile armata fece finire questo sogno. Oggi il problema della conquista del mondo è un problema reale. Al posto della conquista, naturalmente, bisogna trovare la via della rappacificazione. Il processo è giunto a un termine prevedibile. Il mondo è troppo piccolo per le ambizioni di conquista, ma anche troppo devastato dalla disuguaglianza. Ed ecco che l'Europa è diventata una fortezza, si è divisa al suo interno, e per noi italiani, che siamo gli ultimi arrivati in ordine di tempo nel concerto europeo, il sogno mazziniano dell'Europa dei popoli sta diventando amaro. E l'Italia finge, per essere europea, di non essere più nel Mediterraneo e finge di avere dimenticato la sua specifica cultura, che è una cultura di naviganti, dal greco Odisseo al troiano Enea. Le nostre epopee sono fatte di migranti che si spostano nel Mediterraneo. Ora, percorsi come questi, sui quali io vi ho sottratto fin troppo tempo, che ho solo suggerito, mostrano, e con questo vorrei concludere, che la storia moderna dell'Europa non ci pone davanti a una identità e a una permanenza immobile nel tempo, come quella di cui ci parlano tanti pretesi salvatori della nostra identità. E qui si pone il senso del mio discorso. Grazie. Vi ringrazio molto e vi confesso alla fine che mi sono chiesto con viva preoccupazione, dopo l'invito ricevuto da Gustavo Zagrebeschi, che cosa avesse da dire uno storico ad un incontro dedicato al tema e al problema della democrazia. Ebbene, un fatto è certo però: quando si parla di storia ci si rivolge a quello che è stato, e i problemi di un mondo troppo piccolo per chi lo abita
e per le volontà di potenza che lo dominano hanno avuto gli inizi che ho creduto utile indicare qui. Sul futuro resta la nebbia. Voi sapete, lo storico come cittadino può avere le sue convinzioni, ma da lui non si potranno avere profezie. Questa mia conversazione ha cercato di rispettare la regola del mio mestiere. Sul quanto sia stata utile restano legittimi dubbi, ma mi viene in mente sempre quello che ha scritto Jacob Burckhardt nelle sue lezioni sulla storia d'Europa, che risalgono al 1871. Noi vorremmo conoscere l'onda sulla quale vaghiamo per l'oceano, ma siamo quell'onda stessa. Vi ringrazio molto.